Buongiorno, benvenuto alla conferenza stampa odierna, ci prego i giornalisti di usare il microfono, grazie. Grazie, dottor Giorgio Sport. Volevo chiederti, per il mercato l'urgenza è scottire, l'hanno ripetuto tutti i dirigenti. Nello spogliatoio come si vive questa situazione? C'hai i tuoi compagni, quelli più a rischio, insomma, ci sono delle conseguenze? Ma guarda, meno male, questo periodo di gennaio ormai dura anni ed anni così il mercato, quindi bene o male tutto lo affrontano da professionisti, nel senso che si allenano duramente per poi chi ha giocato meno, chi in odore di andare via, si fa trovare pronto per essere, insomma, tra virgolette pronto per andare da un'altra parte. Quindi all'interno dello spogliatoio c'è sempre stata quella tranquillità che però, insomma, bisogna sottolineare che siamo tanti e questo sicuramente non aiuta. Ecco, per il 2012, che auspicio puoi avere per il Parma? Cioè, fin dove può arrivare? Sicuramente il 2012 migliore del 2013, perché quello passato è stato un anno difficile, è iniziato non benissimo, però conclusosi a maggio, aprile-maggio, con una salvezza miracolosa, io direi, perché tutti quanti ci davano per spacciati, invece siamo stati in gamba dopo aver fatto un campionato non bello a raggiungere una salvezza, a mio parere, sperata. Quest'anno la squadra ha dimostrato alti e bassi, a mio parere ci manca qualche punto, possiamo fare sicuramente di più e l'auspicio mio è che il 2012 ci possa dare delle soddisfazioni maggiori, ci possa dare dei punti, ci possa dare grande, insomma, slancio per vivere, insomma, una bella annata a differenza, insomma, dell'anno scorso. Ciao Michelangelo a Teleducato. A inizio dicembre erano emerse alcune voci puramente giornalistiche su di un interessamento della Sampdoria nei confronti di Morrone di una possibile partenza a gennaio in uno scambio con Palombo. Possiamo dire che Morrone resterà sicuramente al Parma? La mia priorità è sempre stata il Parma e lo sanno tutti, insomma, quello che per me rappresenta questa maglia è quello che è stato per me negli anni. Vado fiero della mia scelta che ho fatto dopo una retrocessione in cui sono stato un fuggi generale. Io, pur di rimanere a Parma e di andare via sconfitto, potevo avvicinarmi a casa, potevo andare a giocare nel momento in cui mia mamma era in fin di vita, quindi potevo comunque benissimo andare a casa, però la mia scelta di restare a Parma è stata ben precisa e di questo ne vado fiero e vado avanti con il Parma perché, insomma, quello che adesso mi sento addosso. Senti, mi interessava anche un tuo giudizio, visto che sei capitano, giocatore esperto e ti considero anche una persona di un certo spessore morale, sulla questione del calcio scommesse, perché veramente stanno emergendo degli aspetti sconvolgenti e soprattutto un numero di calciatori coinvolti abbastanza preoccupanti. Sì, in effetti non è un bel momento, tutto il calcio vive una situazione particolare perché non sta passando un bel messaggio. Dal canto mio posso soltanto dire di aspettare quello che sarà l'esito finale, perché in questo momento magari ogni parola può essere travisata. Stanno venendo fuori tante cose, tanti giocatori, tante partite, però in questo momento quello che mi sento di dire è aspettiamo gli eventi e speriamo che tutto si risolva più presto, per, soprattutto per avere un calcio migliore. Posso? Prego. Diciamo le ultime partite hanno lasciato un po' di amarezza non soltanto al pubblico ma anche a voi. L'altro giorno Palombo diceva che mancano 4 punti che si potevano fare. Adesso c'è tutto, diciamo, lungo periodo per ricaricare le pile, per lavorare. E bisogna lavorare dal punto di vista mentale, secondo te, anche perché i limiti non sono stati solo, sono stati magari in certi momenti delle partite anche da punto di vista caratteriale. Sì, in effetti in queste ultime partite, soprattutto nelle ultime due, la squadra come sarebbe stato segnale di mancanza, poca concentrazione nei momenti cruciali della partita, su questo bisogna lavorare, in effetti andare sul 3-1 di tutta la fine col Catania, la partita va portata in porto. D'altro canto c'è stata la partita con Lecce in cui c'è stata una rimonta importante.
importante, alla fine magari si poteva anche vincere, quindi la priorità è quella di lavorare, di continuare a fare così, perché secondo me le cose buone ci sono, però bisogna dare di più sotto tutti i punti di vista, perché secondo me la squadra ne ha la potenzialità e credo che questo si sia visto, ed è proprio quello che tutti quanti ci riproviamo, nel senso si vede che la squadra può dare, quindi quei cali, se eliminiamo quei cali, le partite le portiamo fuori. Come si sa, il tifoso che regalo per l'anno nuovo che non lavori, e voi ai tifosi cosa chiedete? A volte sono stati anche un po' vietati, diciamo. Sì, quello che ci chiediamo nell'anno nuovo, l'ho detto prima, quello di che il Parma possa fare un bel girone di ritorno, un girone di ritorno importante. Quello che chiediamo noi, quello insomma, che il discorso che è venuto fuori nel mese di dicembre, è quello di starci vicino, perché comunque qua questo gruppo non c'è nessuno che si tiene indietro, c'è grandissimo attaccamento a questa maglia, quindi quello che chiedo io da capitano è di sostenerci sempre, fino alla fine della partita, ma soprattutto nei momenti di difficoltà, perché ci sta, quando le cose vanno bene è facile insomma trascinare la squadra e farsi trascinare, nei momenti di difficoltà, essendo umani ci possono stare, soprattutto in Serie A. Quello che chiediamo noi è quello di starci sempre vicino, ma come del resto insomma si è sempre fatto. Quindi ogni giorno che passa tutta si avvicina, è una sfida esaltante e può essere utile ricominciare l'anno proprio con una pratica con una squadra così, così forte, così importante. Sì, forse le partite alla ripresa dopo le vacanze natalizie sono sempre un po' particolari, sono sempre dei risultati un po' particolari, perché le feste, insomma, c'è chi lavora di più, chi lavora di meno, se lavora viene assorbito. Quindi noi in questi giorni stiamo lavorando duramente, ci stiamo preparando bene per iniziare bene, e l'Inter secondo me è la partita più bella che potesse capitare, insomma, alla ripresa di campionato. Stefano, un'ultima domanda, visto che si sta chiudendo il 2011, su Facebook, sul sito internet della Parma, un quiz per i tifosi. Quanti minuti ha giocato Carelli, che è il giocatore che ha giocato più minuti di tutti? Tu, che sei un appassionato di statistiche dell'almanacco, sai più o meno a quanto potrebbe essere arrivato? Nel run, grazie alla città, rischia tutto. E non faccio conto delle partite, più che altro. Devo rimanere, scusa. 3.000 così? 3.000, dico 3.000. Sono tanti. E voilà, a Capodanno, il primo di gennaio, ti faccio sapere. No, ci sei. 3.000, dai. 3.000. Che dico? Ciao, Biglietto, mi fa bene, Biglietto da io, ti facciamo anche le auguri, dai, ci parlo di. Grazie mille. Posto? Grazie. Volevo fare una piccola impressione.